Bene, possiamo partire? Allora, benvenuti al nostro incontro Fashion Pact, il mondo della moda verso la sostenibilità. È un piacere essere qui con voi. Oggi parleremo con numerosi ospiti, tutti in diretta da Bocconi. Io invece sono in remoto, quindi avrò questo onore di moderare una bellissima tavola rotonda. A breve vi introdurrò gli ospiti. Ma permettetemi di introdurre un attimo il tema. Il tema è quello delle call to actions per la sostenibilità. Quindi includiamo tra questi anche il Fashion Pact. Come tanti altri settori, anche quello del tessile abbigliamento ha avviato un percorso verso un'economia più sostenibile e per continuare ad alzare l'asticella della sostenibilità, oltre i vincoli normativi, la sostenibilità appunto si basa su un approccio volontario. Ecco perché sono sempre più importanti queste cosiddette call to actions. Quindi il Fashion Pact rientra tra queste. Un momento importante è stato l'agosto del 2019, quando a Biarritz, in occasione del vertice G7, una sessantina di brand, oggi sono molti di più, brand molto noti per l'Italia, tra gli altri Salvatore Ferragamo, Prada, Armani, Moncler, hanno sottoscritto appunto il Fashion Pact, un impegno per un graduale allineamento agli obiettivi dei Sustainable Development Goals dell'ONU, delle Nazioni Unite. Il Fashion Pact riunisce una collezione di aziende globali in diversi segmenti, quindi non solo lusso, ma anche sportswear, tanti altri, anche fornitori e distributori, oggi sono diventati 250, più di 250, quindi sempre più numerosi, impegnati al raggiungimento di una serie di obiettivi, obiettivi condivisi e focalizzati su tre aree principali: arrestare il riscaldamento globale, ripristinare la biodiversità e proteggere gli oceani. Quindi il Fashion Pact, dicevamo, non è l'unica call to action del settore. Negli ultimi anni, negli ultimi mesi, ne sono nate numerose. Vi ricordo alcuni esempi. Tra le ultime, il più recente, COVID-19, Action in the Global Garment Industry di ILO, dell'International Labour Organization, la Shadow Strategy. Alcune sono più dedicate alla trasparenza e alla tracciabilità di filiera, come ad esempio Make Fashion Circular di Ellen MacArthur Foundation e numerose altre, alcune più dedicate alla trasparenza e alla tracciabilità di filiera, ad esempio Transparency Pledge, Fashion Transparency Index di Fashion Revolution. Altre sono in arrivo, come ad esempio quella del progetto UNEC, in cui peraltro sono direttamente coinvolta. Ho il piacere e l'onore di essere direttamente coinvolta. Quindi, perché è importante aderire ad una call to action nella moda? Perché, quali sono anche le condizioni per lavorare sull'efficacia delle call to actions? Quindi, perché è importante monitorare i risultati, stabilire dei KPIs? Ne parleremo oggi, in parte, durante la nostra chiacchierata. Parleremo di come farlo. E quindi è un piacere essere con voi ed introdurre i nostri ospiti. Mi presento brevemente dopo questa introduzione, sono Francesca Romana Rinaldi, docente in Università Bocconi e coinvolta appunto anche nell'importante progetto che vi menzionavo, UNEC, quindi delle Nazioni Unite, appunto sulla trasparenza e la tracciabilità di filiera e quindi di call to action, stiamo parlando parecchio in questo periodo. Vi presento allora gli ospiti in sala, Simone Pedrazzini, Director di Quantis Italy, Michele Masetti, Managing Consultant Climate Strategies Sustainable Supply Chains di South Pole, Alessandra Soresina, Wildlife Biologist di Red Plus Expert Carbon Sync, Sara Santori, CEO di Santori Pellami, Erika Tonelli, Chemical Manager Stone Island, e Riccardo Rossella, Advocacy Officer Manitese. Avete quindi inteso da questa grande varietà del panel, e ringrazio ancora Rossella e tutto il team del Salone della CSR per aver messo insieme, appunto per aver organizzato
questo bel panel, che l'approccio è un approccio multi-stakeholder. Quindi abbiamo una varietà di player con cui dialogare oggi, proprio per capire quale può essere un approccio e quale deve essere l'approccio alla sostenibilità. Un approccio che è comunque sempre multi-stakeholder. E inizierei allora da Simone Pedrazzini, di nuovo Director Quantis Italia, per iniziare a dialogare appunto sul tema della misurazione. Quindi abbiamo parlato dell'importanza di misurare le call to action nella moda per avere una reale efficacia. Quindi, tramite metriche quantitative, ci dice Simone nel suo profilo, è possibile strutturare strategie e implementare azioni focalizzando gli sforzi sugli aspetti prioritari. E allora, Simone, ti lascio la parola per continuare a dialogare su questo tema. A Grazie te mille, la parola. Francesca, grazie a Rossella e l'organizzazione del Salone. È un piacere essere oggi qui con gli altri speaker di grande qualità per diciamo, rompere il ghiaccio su questo aspetto delle call to action. Se mi pongo la domanda se il settore del fashion e del lusso ha bisogno di altre call to action in maniera un po' provocatoria, direi di no. Direi stop alle call to action e convergiamo verso quello che è prioritario, sia l'azione in sé. Ovviamente è una provocazione. Questi inviti a prendere delle decisioni e a implementare delle azioni sono molto positivi. Come hai detto, Francesca, possiamo passare dalle call to action delle Nazioni Unite a quelle dalla Science Based Target Initiative, con anche delle linee guida specifiche per il settore, e come non citare appunto il Fashion Pact. Su questo magari mi soffermo perché negli ultimi mesi trovo che sul mercato italiano c'è stata una grande attenzione, quindi un grande momentum da cogliere legato a questo Fashion Pact. Un piccolo aneddoto, prima dell'estate abbiamo avuto il piacere come Quantis di essere contattati dalla Camera della Moda Italiana per appunto dialogare e approfondire il tema, in quel caso lì specifico, del cambiamento climatico e di come fissare degli obiettivi in linea con le richieste del Fashion Pact con i vari brand della Camera. E questo per me è un ottimo segnale di come oggi questi attori si stanno muovendo concretamente e quindi sì, l'impegno visionario di queste call to action è utile, dopo deve essere subito seguito e appoggiato da azioni concrete, e per questo la scienza ci può aiutare per capire dove effettivamente investire le risorse ed evitare il greenwashing che può anche essere di natura involontaria e rischiando di focalizzare su ciò che non è così materiale, ciò che non è così importante. Quindi direi visione, commitment visionario, azioni concrete, e queste si devono integrare in una strategia business, perché non stiamo facendo un esercizio teorico, ma stiamo veramente spingendo le aziende nella direzione di ridurre il loro impatto, che è la priorità, che è il primo passo assoluto. Grazie Simone, poi torneremo a te per continuare a dialogare sempre sul tema. E vorrei passare ora la parola a Michele Masetti, Managing Consultant di South Pole, di base a Londra, se non erro, ed è Managing Consultant del team Sustainable Supply Chains. E Michele è un esperto nella definizione di strategie e piani di sostenibilità aziendali legati alle questioni ambientali e climate change. E quindi ecco, Michele, cosa pensi delle call to action nella moda? Perché, quali sono le condizioni per rendere realmente efficaci? Sì, allora grazie mille Francesca e ringrazio, estendo anch'io il ringraziamento all'organizzazione, visto che è la prima volta che South Pole è presente qui al Salone e siamo molto fieri di questo. Riallacciandomi a quello che ha detto il mio collega Simone, volevo fare un passo indietro e comunque dare un po' di credito al settore tessile della moda, visto che diciamo, la tensione sta un po' shiftando da quelli che erano problemi strettamente sociali su cui il settore ha già diciamo, operato e sta ancora operando in maniera diciamo, ottima. Adesso la tensione si sta spostando più sulla sfera ambientale. C'è più consapevolezza nei consumatori, c'è più consapevolezza in tutti gli stakeholder e nelle aziende stesse.
e noi anche come azienda che stiamo collaborando con il settore abbiamo già visto programmi e progetti che vanno in questa direzione. Abbiamo alcune aziende leader, pioniere, che stanno già implementando programmi di economia circolare o per ridurre gli impatti appunto sulla filiera. Questo basta, la scienza ci dice no, ed è per quello che appunto queste call to action sono molto importanti, perché bisogna accelerare. Se il settore tessile continua ad operare come sta operando ad oggi, diciamo che il target di rimanere sotto il grado e mezzo, dato dall'accordo di Parigi, non verrà soddisfatto. Quindi c'è bisogno di un'azione collaborativa, non solo delle aziende leader che comunque stanno, diciamo, spianando la strada, ma c'è bisogno veramente di l'impegno di tutti i membri della filiera. Questo lo stiamo vedendo e magari più tardi durante la discussione potremo anche parlare di come, diciamo, prendere parte a questi progetti e accelerare questa transizione. Grazie mille Michele, e torneremo a parlarne, corretto. Lascio ora la parola ad Alessandra Soresina, Wildlife Biologist di Red++, Expert Carbon Footprint, Carbon Sink, scusate. Lei è biologa, scrittrice e anche maestra di sci. Si occupa da oltre 20 anni della conservazione di grossi mammiferi africani e da alcuni anni i suoi sforzi sono mirati al cambiamento climatico e alla conservazione sostenibile attraverso progetti forestali Red++. Grazie alla sua visione, nei prossimi anni verranno protetti oltre 10 milioni di ettari di foresta. Alessandra, ce ne vuoi parlare ancora di più? E vuoi raccontarci meglio anche qual è il tuo punto di vista sulle call to actions? Sì, grazie Francesca e buongiorno a tutti, grazie anche all'organizzazione per avermi invitato a questo evento. Sì, inizierei magari con una mia opinione proprio sulle call to action, perché arrivo dal vecchio modo di fare conservazione, quindi arrivo da progetti singoli che venivano finanziati proprio con dei finanziamenti temporali, quindi progetti con un inizio e una fine. Queste call to action, diciamo che sono state una cosa abbastanza straordinaria proprio perché coinvolgono tutti globalmente con delle, diciamo, chiare, definiscono proprio un chiaro framework all'interno del quale lavorare. Le aziende seguono proprio un approccio condiviso e coordinato proprio globalmente, quindi diciamo che all'interno poi di uno stesso modello di business, perché di business si parla come già stato menzionato prima, abbiamo un approccio condiviso all'interno del quale proprio c'è la conservazione, gli aspetti sociali, il climate change, quindi abbiamo tutto all'interno di uno stesso modello. E si parla di business ovviamente perché le aziende che investono magari riducendo, quindi seguendo proprio delle strategie mirate, riducono gli sprechi e le emissioni, quindi poi sul lungo termine poi hanno anche dei vantaggi economici e competitivi. Quello che posso dire, diciamo, sui programmi Red Plus che seguo io in prima persona sono appunto proprio dei programmi verificabili che sono menzionati proprio nel Fashion Pact. Si parla di foreste primarie, Red Plus sta per Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, si generano crediti di carbonio da foreste primarie che non vengono più tagliate, quindi diciamo che foreste che sono soggette alla deforestazione, impedendo di colpo il taglio, viene stoccato una quantità di carbonio all'interno delle piante, delle radici, eccetera, e viene convertito in questa moneta di scambio che viene chiamata credito di carbonio, che poi serve per compensare le emissioni e vengono comprate dalle aziende, da privati, da enti governativi. Una cosa che posso magari aggiungere quello che abbiamo notato noi come Carbon Sink in questi, diciamo, mesi di grosso fermento in ambito proprio di climate change e di azioni globali, è che magari molte aziende si impegnano in queste call to actions, però poi non sanno come implementare, diciamo, le linee guida che vengono definite. Quindi noi proprio come Carbon Sink siamo specializzati in queste strategie di mitigazione del cambiamento e seguiamo proprio le imprese in tutte le fasi per poter implementare e modificare il proprio modello di business, diciamo,
per poter seguire le fasi che vengono richieste all'interno di queste call to action per ottenere poi i propri obiettivi. Poi grazie Alessandro. Approfondiremo poi dopo magari come si svolgono, come si mettono in piedi poi questi progetti Red Plus. Volentieri, benissimo, torneremo sicuramente anche a parlarne con Alessandra. Lascio ora la parola a Sara Santori, quindi passiamo da un approccio più consulenziale al punto di vista delle aziende e iniziamo dalle piccole e medie imprese. Quindi Sara Santori, CEO di Santori Pellami, cresciuta nell'azienda di famiglia, attualmente è owner e CEO di Santori Pellami S.p.A., che si occupa di lavorazioni di pellami ed è basata a Monteorano. Lei ha la responsabilità diretta per lo sviluppo di progetti innovativi, tra cui Naturella, la pelle biodegradabile e Chromium Free. È owner e CEO di Conceria Nuvolari, una PMI innovativa che opera nel settore della pelle, occupandosi in particolare di progetti innovativi come, poi ce ne parlerà lei meglio, Naturel, spero di pronunciarlo bene, e Skin Goat. Lascio allora la parola a Sara per condividere il suo punto di vista sulle call to actions. Buongiorno a tutti, grazie Francesca, ringrazio l'organizzazione, in particolare Rossella Sobrero. Per quanto riguarda le call to action nella moda, queste sono molto importanti perché formalizzano la volontà di uno sforzo comune e aumentano la collaborazione tra le aziende attorno a quelli che sono degli obiettivi condivisi, quindi generano energie da esperienze diverse. Oggi il tema della sostenibilità, in particolare quella ambientale nella moda, è diventato centrale e molto dibattuto. Infatti l'industria della moda è impattante dal punto di vista climatico per via delle elevate emissioni di CO2, dello sfruttamento e dell'inquinamento delle risorse idriche, oltre che dall'inquinamento da sostanze chimiche, dallo sfruttamento del suolo, dalla diminuzione delle risorse naturali, dallo sfruttamento del lavoro minorile, del benessere umano. Io mi occupo nello specifico di pelle, di pellame, in particolare per calzature, accessori ed abbigliamento. E quindi l'industria conciaria trova nella moda uno sbocco molto importante. Dobbiamo dire che l'industria conciaria nasce proprio come il recupero già di un sottoprodotto, che è appunto la pelle, che è un sottoprodotto dell'industria alimentare. Infatti senza le concerie, e questo l'abbiamo visto anche sotto il periodo del Covid, ci sarebbe un enorme problema dello smaltimento delle migliaia di metri quadrati di pelle che annualmente derivano dalla macellazione di animali destinati al consumo alimentare. Però rimane il fatto oggettivo che l'industria conciaria inquina perché usa quindi sostanze chimiche nel processo di concia e negli anni abbiamo dovuto lottare duramente per ridurre questi impatti ambientali e soprattutto per ridimensionare tutti gli effetti negativi. Oggi gli sforzi sono stati premiati e quindi possiamo dire che l'industria conciaria si è costituita una reputazione di sostenibilità. A livello aziendale, per quanto riguarda le call to action, noi abbiamo aderito a due call to action. La prima è ZDHC, che è un programma nato inizialmente per volontà di alcuni dei top brand della moda a livello mondiale, che lo hanno creato proprio focalizzandosi sui principi di trasparenza e gestione delle sostanze chimiche secondo un approccio integrato di prevenzione e precauzione. Poi ogni anno veniamo contattati, vengono ristabiliti nuovi obiettivi e cerchiamo di rispettare questi obiettivi. Quindi gli obiettivi sono proprio quelli in questo caso di ridurre le sostanze chimiche pericolose e di sviluppare processi trasparenti per una chimica più sicura. L'altra invece call to action più specifica per la pelle che ci sta dando molte soddisfazioni a cui abbiamo aderito l'anno scorso è l'LWG, cioè Leather Working Group. Questa è una call to action che praticamente include oltre alle concerie anche i produttori di accessori e scarpe in pelle. In pratica cerca di andare a testare tutta quella che è la filiera produttiva, quindi dalla pelle come scarto della macellazione fino alla scarpa piuttosto che al prodotto di abbigliamento, certificando uno per uno tutti i produttori della filiera. Quindi... Grazie Sara, quindi condividi un po' quello affermato da Alessandra prima, quindi il fatto che le call to actions riescono anche a dare un approccio temporale più di lungo periodo, quindi obiettivi comuni, insomma questo quello che
sì. Condividi, no, nell'importanza delle call to action. Certamente, sì. Ok, bene, grazie. Continueremo a parlarne con te dopo, quindi ti chiederò un po' il punto di vista delle piccole e medie imprese, quindi qui rappresenti le piccole e medie imprese. E continuiamo a parlarne anche con Erika Tonelli, Chemical Manager Stone Island, qui abbiamo una visione più diciamo in larga scala. Erika Tonelli è Chemical Manager di Sportswear Company S.p.A., una società italiana che controlla il marchio Stone Island. Lo conoscete tutti, un iconico brand di abbigliamento caratterizzato da design innovativo, funzionalità e ricerca nei materiali e nei trattamenti. E in azienda lei è dal 2015 e si occupa appunto di chemical management, testing, product compliance, e attualmente segue il progetto di sostenibilità del brand articolato a livello corporate, di processo e di prodotto. Erika, lascio a te la parola per il tuo punto di vista sulle call to action. Grazie Francesca, grazie al Salone che ci ha invitato oggi. Noi concordiamo con tutto quello che hanno detto i relatori che hanno parlato prima di noi e sull'importanza delle call to action nel settore. In particolare credo per due motivi. Da una parte quella che spingono effettivamente il progresso del settore e l'evoluzione dei modelli di business che stanno diventando sempre più sostenibili ed inclusivi. E dall'altra anche per la funzione educativa che ricoprono informando il consumatore. Per quanto riguarda Stone Island, noi crediamo fermamente che le call to action non siano qualcosa da firmare alla leggera o da utilizzare a livello di marketing, ma che esprimano dei driver molto importanti che però devono essere integrati in una visione e in una strategia aziendale più ampia. E questo è un po' il motivo per cui noi negli anni non abbiamo firmato delle call to action, però abbiamo implementato negli ultimi anni un programma aziendale di sostenibilità per rispondere anche in maniera un po' proattiva a tutte quelle che sono le sfide del settore su queste tematiche, che sono sempre crescenti. Ad esempio, dopo le campagne sui prodotti chimici pericolosi, come abbiamo anche già parlato prima, noi ci siamo impegnati e stiamo tuttora lavorando molto con tutta la nostra catena di fornitura per eliminarli non solo dai prodotti finiti, ma anche dai processi produttivi. E questo l'abbiamo anche formalizzato e ci siamo impegnati pubblicamente a farlo l'anno scorso come contributor di ZDHC. Oltre a questa, negli anni ci sono state anche altre call to action molto importanti che hanno toccato tematiche su cui stiamo lavorando. Una fra tutti, perché non bisogna mai dimenticarla, è il rispetto dei diritti umani, salute e sicurezza sul lavoro e in generale dei criteri etici nella catena di fornitura, che noi presidiamo con degli audit sociali di terza parte. Per quanto riguarda l'ambiente, direi che oggi stiamo lavorando su tutte le tematiche toccate dalle call to action, dall'economia circolare, in particolare sul packaging sia primario che secondario, al climate change. E su quest'ultimo punto noi abbiamo fatto lo scorso anno una misurazione dei nostri impatti a livello corporate su tutti e tre gli scope, quindi sia le emissioni dirette dell'azienda che quelle indirette della supply chain. E per concludere, ricondurmi un po' anche a quello che è il core di questo panel, credo che il Fashion Pact su questo abbia confermato un driver molto forte che ci accompagnerà sicuramente nei prossimi anni, su cui stiamo lavorando e su cui credo che tutti dovremmo continuare a lavorare. Grazie mille Erika, continueremo a parlarne. E lascio ora la parola a Riccardo Rossella, Advocacy Officer di Manitese. Ecco, Riccardo rappresenta in questo caso nel nostro panel l'organizzazione della società civile, quindi le organizzazioni no profit. Da anni lavora in progetti di sensibilizzazione e campagne in ambito clima, sostenibilità e diritti presso organizzazioni no profit in Italia e all'estero. Attualmente per Manitese coordina il progetto Cambia Moda, realizzato e finalizzato anche per promuovere un cambiamento nei modelli di consumo e produzione relativi al settore dell'abbigliamento, in particolar modo fast fashion, in un'ottica di maggiore responsabilità e rispetto dei diritti umani e dell'ambiente. Riccardo, allora a te la parola per il tuo punto di vista sulle call to action. Grazie Francesca, grazie all'organizzazione del Salone, cercherò di andare subito dritto al punto. Perché è importante monitorare i risultati di queste call to action e stabilire dei KPIs?
Beh, per un motivo molto semplice quanto cruciale, perché in assenza di un monitoraggio di quello che è l'avanzamento dei progressi compiuti attraverso un set di indicatori solidi, chiari e condivisi, tutte queste iniziative, queste call to action che tu hai menzionato in apertura del panel rischiano di rimanere dei bellissimi proclami di intenti che non trovano tuttavia un riscontro nella realtà. Prendiamo ad esempio il primo dei commitments del Fashion Pact, quello legato al contrasto ai cambiamenti climatici. Vi troviamo degli obiettivi molto ambiziosi, in linea non solo con l'accordo di Parigi, ma addirittura in qualche modo che anticipano la visione di quello che è il Green Deal europeo. Ebbene, è sicuramente positivo che sia arrivato questo segnale forte dal settore, ma la vera domanda è come le aziende si stanno attrezzando concretamente per il raggiungimento di questi obiettivi e ancora prima, a monte, come il raggiungimento di questi obiettivi si concilia con un modello produttivo che è intrinsecamente fortemente impattante sull'ambiente. Io credo che la risposta a questa domanda non possa che arrivare dalle stesse aziende attraverso dei piani d'azione chiari, concreti, pubblici e monitorabili per l'appunto, che vadano a incidere e a modificare profondamente il modello di business. Per fare ciò che questo avvenga, credo che una delle condizioni, credo che sia necessario che si verifichi una condizione fondamentale, ossia che le aziende, a partire dai big players, arrivino ad assumere una piena responsabilità di tutto ciò che accade lungo le loro filiere di fornitura. A partire quindi dalla trasparenza, da una maggiore trasparenza, da rendere pubbliche le informazioni su come sono composte queste filiere, queste catene di fornitura, chi sono i fornitori, appunto i subfornitori che ne fanno parte, dove sono localizzati gli stabilimenti, chi ci lavora, ma non solo. Come Manitese noi insieme a molti altri stakeholders promuoviamo la necessità di un'adozione da parte delle imprese, dei marchi, della cosiddetta due diligence, quindi di un processo che si compone di quattro aspetti fondamentali: l'identificazione e la valutazione di quelli che sono gli impatti e i rischi di impatti potenziali legati alle proprie attività d'impresa, la messa in atto di politiche e di misure volte a prevenire e mitigare questi impatti, il monitoraggio, torniamo ancora appunto al tema di questo primo round di interventi, il monitoraggio di quella che è l'efficacia di queste misure adottate e da ultimo la comunicazione esterna, quindi rendere pubblico tutto ciò che si sta facendo per l'appunto per affrontare questi impatti. Tanto da un punto di vista ambientale quanto stiamo parlando anche ovviamente di impatti legati ai diritti umani, perché per l'appunto questo panel si concentra maggiormente sulla dimensione di sostenibilità ambientale del settore moda, ma non va dimenticata una delle altre due componenti fondamentali del concetto di sostenibilità, ossia quella sociale, che purtroppo ancora ad oggi è un problema molto forte all'interno di tutto il settore. Grazie mille e di nuovo continueremo a parlarne anche con Riccardo e grazie Riccardo anche per aver nuovamente messo in evidenza quanto la trasparenza e la tracciabilità di filiera siano fondamentali degli strumenti, direi, degli enabler fondamentali per anche dare concretezza ai claim di sostenibilità e naturalmente anche di circolarità, no? Guardando ancora di più a lungo periodo. Continuiamo a parlarne, allora iniziamo il nostro secondo giro di tavolo iniziando da Simone, perché mi piacerebbe continuare a parlare di KPIs, quindi perché è importante di nuovo misurare i risultati della propria strategia di sostenibilità e quali sono anche dal punto di vista di Simone i principali KPIs della sostenibilità. È una domanda difficilissima, so che è difficile rispondere, però confido anche nella metodologia di Simone di Quantis. Prego Simone. Grazie mille per affrontare questo secondo punto. Partirei dicendo che, come tutti sappiamo, si può controllare e gestire bene un'attività, un'azienda,
un progetto unicamente se sono in grado di misurare determinati indicatori e monitorarli nel tempo. Niente di più concreto nella preparazione di questi nostri interventi. Francesca ci hai chiaramente detto che avevamo 3-4 minuti per risposte e quindi anche lì avevamo questo indicatore quantitativo. Esatto, il nostro KPI era quello, esatto. Tempi televisivi. Quindi questa è la dimostrazione del perché bisogna essere in grado di misurare. Nella nostra esperienza come Quantis vediamo un'evoluzione. Abbiamo passato i primi 10 anni d'attività a parlare e a spiegare perché era importante adottare un approccio alla sostenibilità ambientale basato su metriche e dati quantitativi. E oggi vediamo che dal perché si passa al come implemento questo approccio. Mi riallaccio alla questione della filiera sotto, diciamo, la lente del cambiamento climatico. Alcuni anni fa abbiamo pubblicato uno studio che si chiama Measuring Fashion, che ha quantificato l'impronta ambientale del settore a livello macro. Oltre il 50% dell'impatto in termini di carbon footprint del settore viene da tutte le attività a monte, quindi le fibre, la materia prima, ma non solo la scelta della fibra, che sia cotone, che sia fibra sintetica, che sia lana, per citarne alcune, ma anche la loro lavorazione, no? Quindi il finissaggio, la tessitura, queste voci rappresentano oltre il 50% dell'impatto. Quindi se un'azienda vuole effettivamente agire dove c'è il maggior potenziale di riduzione, deve affrontare la questione della filiera, anche se è complessa, anche se non è la cosa più scontata. Però per evitare il greenwashing e quindi focalizzare gli sforzi laddove conta veramente agire, bisogna essere trasparenti e rendersi conto di questo aspetto. Tornando alla domanda degli indicatori, abbiamo parlato molto di cambiamento climatico, ma il Fashion Pact stesso, no, riconosce che non si può riassumere la questione ambientale alla crisi climatica, e quindi nel caso del Fashion Pact aprono sugli oceani, diciamo, la tematica delle plastiche e la biodiversità. Penso che sia onesto ammettere che la maturità della scienza avanza anche a ritmi diversi. Se nel contesto del cambiamento climatico le metodologie sono chiare, definite e non tanto ridiscusse, sulla biodiversità non è così scontato. Oggi noi siamo coinvolti, specialmente in Francia, su diversi progetti per capire come la scienza della sostenibilità può fornire informazioni legate alla biodiversità per permettere all'azienda di prendere buone decisioni e agire concretamente. E non è così banale, perché il tema è molto più complesso, diciamo, che il cambiamento climatico in sé. Concludo questa mia risposta, visto che è stata citata anche l'economia circolare, mi piace vedere la complementarità tra indicatori scientifici, metrici e acceleratori, come può essere l'economia circolare, che è sicuramente una visione positiva, quindi è una visione da sposare, e dopo la metrica scientifica mi dice se questa opzione di circolarità è più o meno favorevole da un punto di vista ambientale di un'altra. Ma quindi questa economia circolare va tradotta in pratica, e per questo ho bisogno di metriche concrete. E chiudo invitandovi a un altro evento importante come questo del Salone. Il 12 ottobre avrò il piacere di essere relatore alla Copenhagen Fashion Summit, per parlare appunto di come l'economia circolare può tradursi in azioni concrete, sposando una strategia basata sulla scienza della sostenibilità. Fantastico, grazie Simone, ti ascolteremo online allora anche dal Copenhagen Fashion Summit. Quindi in estrema sintesi, è importante che le aziende lavorino sulla matrice di materialità, capire appunto dove sono la maggior parte degli impatti e focalizzarsi su quelli. L'altra nota che aggiungo come commento al tuo discorso che è importante a questo punto che le aziende abbiano un approccio alla misurazione, identifichino appunto i propri KPIs per misurare la sostenibilità, che abbiano un approccio concreto. Quindi non è del tutto fuorviante a questo punto che le aziende del settore moda decidano poi di investire anche sulla agricoltura rigenerativa. Quindi hai parlato del legame, no, tra moda e biodiversità, quindi non solo climate change ma anche biodiversità, e quindi
appunto i propri KPIs, perché no, potrebbero essere legati anche a un approccio all'agricoltura rigenerativa. Ci sono diverse aziende che stanno andando anche in questa direzione, una che mi viene in mente è Patagonia. Grazie mille Simone, grazie ancora, e lascio la parola nuovamente a Michele Masetti di South Pole. Abbiamo parlato prima appunto di un approccio alla sostenibilità che può essere anche un approccio graduale, no? Abbiamo parlato, menzionato quantomeno prima la compensazione, e allora approfondiamo un pochino meglio questo tema: cos'è la compensazione e anche cosa sono i progetti di insetting? Quindi spiegaci meglio quali sono appunto i progetti offsetting e insetting, e se puoi anche presentare qualche esempio di implementazione di questi progetti. Michele, a te la parola. Grazie Francesca. Allora io mi ricollego a quanto detto da Simone, anche noi come South Pole crediamo che la tracciabilità e la misurazione degli impatti sia proprio il primo passo che le aziende devono prendere per avere appunto contezza dei loro impatti, delle emissioni lungo tutta la filiera. Ad oggi però noi vediamo aziende che stanno settando o stanno definendo dei target di neutralità carbon, net zero emissions, che sono settati al 2030-2050. Il 2030 diciamo è domani. Quindi si misurare i propri impatti, però bisogna anche passare diciamo all'azione, cioè identificare e sviluppare progetti lungo la filiera che permettono a queste aziende di raggiungere questi obiettivi climatici. Noi a South Pole appunto noi supportiamo le aziende per definire queste strategie, definire queste roadmap e aiutarli nell'implementazione di questi progetti di compensazione e insetting. Compensazione, molto, molto brevemente, visto appunto i tempi tecnici, i tempi televisivi, sono progetti come citati prima i Red Plus, sono progetti a forte impatto ambientale che non vanno a toccare solamente diciamo, la sfera climatica, ma anche la sfera della biodiversità e temi sociali, perché cerchiamo comunque con i nostri progetti di non andare a scindere o isolare il clima dalla parte sociale, ma noi vediamo chiaramente le interconnessioni tra le due sfere, che attraverso le certificazioni di standard internazionali permettono di generare questi crediti carbonio che poi vengono utilizzati dalle aziende per compensare le proprie emissioni. Questi sono progetti e iniziative chiave appunto per andare a raggiungere gli obiettivi climatici o questi target o pledge di neutralità carbonio. Progetti di insetting, e citavi Francesca prima l'agricoltura rigenerativa, sono progetti invece che le aziende diciamo, si fanno responsabilità di implementare nella propria filiera, quindi vanno ad implementare questi progetti che può essere per esempio quello di agricoltura rigenerativa in stretta connessione con i propri fornitori. Un esempio, diciamo, quello su cui abbiamo lavorato recentemente, abbiamo collaborato con Kering per andare a fare uno studio sulla filiera del cotone e per andare a identificare appunto una possibilità di sviluppo di un progetto di agricoltura rigenerativa nella filiera del cotone. Questo cosa ha comportato? Ha comportato vari step che partono appunto da uno studio di fattibilità del progetto fino poi alla valutazione e assessment di quello che è l'impatto a livello di riduzione delle emissioni. Visto che voglio tornare anche un po' a quelle che sono le metriche, i KPIs e come misurare questi impatti qua, questo è ancora diciamo un qualcosa di complicato, non è semplice. Quando si parla per esempio di agricoltura rigenerativa si parla anche di carbon soil, che non ci sono ancora metodologie chiare che permettono alle aziende di misurare questi aspetti, però ci sono anche working groups, per esempio quello diciamo capeggiato da Gold Standard di cui noi facciamo parte, di cui aziende leader, big players come H&M fanno parte, che si stanno appunto muovendo in questa direzione per appunto accelerare, permettere ad altre aziende, comunque a tutto il settore, di accedere a questo tipo di progetti, a questo tipo di iniziative. Grazie mille Michele, grazie per questa spiegazione chiara sulle diverse tipologie anche di investimento.
che ci possono essere appunto da parte delle aziende, e continueremo a parlarne anche con Alessandra, in realtà Alessandra Soresina, sempre di Red Plus. Possiamo continuare a parlare. Alessandra ha definito prima cosa sono i Red Plus, quindi Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, questa è proprio la spiegazione dell'acronimo. Però Alessandra, spiegaci ancora meglio perché le aziende decidono di investire su questi progetti, menzionati anche nel Fashion Pact, e ad esempio come vengono scelte le foreste, perché una foresta e non un'altra, e anche come avviene la misurazione. Puoi spiegarci ancora meglio? Sì, grazie Francesca. Allora vorrei partire magari da un dato che mi colpisce sempre. Io da oltre 20 anni che lavoro in Tanzania e il valore delle emissioni pro capite di un tanzaniano che vive proprio in condizioni di estrema povertà è di 5,5 tonnellate di CO2 equivalente l'anno, che è al di sopra del valore medio globale, che è di 4,6 tonnellate. Cosa ci dice questo dato? Questo dato ci dice che anche i paesi che sono veramente proprio in via di sviluppo, che questo dato è dato proprio dalla deforestazione, quindi proprio per un ritorno, con un ritorno economico bassissimo, bisogna trovare proprio il modo per poter valorizzare queste foreste, che oltretutto sono proprio importanti non solo a livello locale ma a livello globale, come è stato anche menzionato prima. Quindi questi progetti Red Plus danno proprio questa cosa qui, cioè creano un valore economico alle foreste. Per riuscire a sviluppare questi progetti bisogna trovare delle aree che sono molto estese, cioè si parla veramente di milioni, cioè centinaia di migliaia di ettari, e solitamente si devono scegliere dei paesi che sono politicamente stabili. Soprattutto la cosa importante è che la ownership della foresta e land rights siano proprio, cioè le foreste devono appartenere alle comunità locali, quindi perché si firmano proprio dei contratti commerciali di 30 anni con le comunità locali che si impegnano a non tagliare gli alberi. Quindi l'ownership deve essere decentralizzata dal governo centrale. Questo dà tutta una sicurezza sulla corruzione, proprio sulla stabilità del progetto. Dopodiché parte proprio un lavoro di campo, che è il lavoro che faccio per Carbon Sync, con poi partner tecnici locali, cioè si va nelle foreste a fare proprio delle analisi per calcolare, perché ovviamente non tutte le foreste sono uguali, quindi bisogna calcolare proprio il contenuto di carbonio e che viene poi trasformato in quantità di crediti che poi sono disponibili alla vendita. Gli enti certificatori ci danno dei punti random all'interno dell'area forestale e dopodiché si devono raggiungere il lavoro chiamato Carbon Baseline, un lavoro abbastanza impegnativo perché spesso queste aree sono veramente remote. Un'area di progetto che ho seguito in questi ultimi 5 anni, quando parto da Milano per arrivare nell'area di progetto ci metto 5 giorni di viaggio, quindi comunque sì, anche per andare a fare questi lavori sono tutti quasi sempre a piedi in condizioni molto estreme. Dopodiché si effettua proprio una misurazione di alberi utilizzando proprio il metro da sarto, ci sono poi tutte delle statistiche e alla fine si ottiene proprio questo valore di crediti che vengono venduti. La cosa diversa rispetto all'approccio vecchia maniera di conservazione è che i soldi vanno direttamente alle comunità che sono dei partner commerciali, quindi decidono loro poi come utilizzarli, cioè ricevono proprio il cash in un conto in banca. Però sorprendentemente hanno a livello locale proprio dei meccanismi proprio molto democratici e molto rigorosi per il controllo dei soldi. Questa cosa è molto importante perché è un po' è proprio anche in una situazione come adesso di pandemia, dove noi non possiamo proprio andare a interagire con le comunità per non portargli il virus, loro sono completamente autonomi, cioè il progetto va avanti da solo, sanno cosa fare perché sono i proprietari del progetto insieme a noi, quindi questa è una cosa che è molto importante. Perché un'azienda dovrebbe investire in progetti Red Plus? Perché oltre a soddisfare la propria CSR, quindi e poi i propri obiettivi di carbon neutrality, le foreste sono già pronte, cioè non bisogna creare niente, sono già pronte e oltretutto a parità di investimento
si parla di milioni di tonnellate di riduzione subito, quindi invece se si ripiantano degli alberi, per esempio, che si può fare, però può essere una cosa, diciamo, integrata, magari bisogna aspettare 10 anni per la maturità dell'albero, a volte i costi di implementazione possono essere anche 500 volte superiori rispetto proprio all'implementazione di un progetto Red Plus. E inoltre poi, appunto, con un unico progetto, come è stato detto anche prima, si parla di biodiversità, di aspetti sociali e di climate change all'interno di un unico progetto, oltre ad implementare 14 dei 17 Sustainable Development Goals. Grazie mille Alessandra, parlavamo quindi di approccio graduale, di approccio che non può essere esclusivo logicamente, ma appunto complementare, di offsetting, insetting, con una visione di lungo periodo e di nuovo matrice di materialità che ci permette di capire appunto dov'è il principale impatto, no? In termini di catena del valore all'interno della filiera. Grazie mille, fino ad ora credo tutto chiaro, spero che anche il pubblico condivida. Ora di nuovo passiamo la parola alle aziende, quindi il punto di vista delle aziende, partendo dalle piccole e medie imprese. Di nuovo Sara Santore, CEO di Santore Pellani. Sara, perché oggi può essere complicato lavorare sulla sostenibilità per le piccole e medie imprese? Quindi di nuovo approccio delle PMI, quali sono le opportunità, ma anche quali sono le complessità dell'investimento nella sostenibilità? E l'altra domanda che vorrei porti è: il Covid è stato dal tuo punto di vista un acceleratore nel percorso di sostenibilità o ha semplicemente portato tanti problemi? Sara. Allora, parto rispondendo dalla seconda domanda, cioè secondo me il Covid è stato un grande acceleratore per la sostenibilità, in particolare per alcune aziende, perché hanno avuto l'opportunità di fermarsi un attimo e di fare mente locale su quella che poi diciamo è la strada da seguire, e senz'altro nell'ambito dei nuovi argomenti, dei nuovi panel su cui investire all'interno anche delle PMI c'è appunto la sostenibilità. La difficoltà che le PMI incontrano diciamo nell'investimento in sostenibilità non è tanto materiale, nel senso che una PMI può portare avanti un progetto, ad esempio come abbiamo fatto noi, perfezionando un articolo che impatta a livello ambientale in maniera molto inferiore rispetto a un articolo tradizionale. In questo caso parlo della pelle metal free e biodegradabile. Abbiamo fatto poi le misurazioni di cui parlavano prima gli altri relatori dell'emissione della CO2 con il Politecnico di Milano, e quindi ci stiamo organizzando per cercare poi di abbattere queste emissioni tramite le modalità che sono state spiegate prima. Altri tipi di investimenti che sono stati fatti anche da altre PMI possono essere quelli a livello di sostenibilità intese come ad esempio un virtual tour, perché un virtual tour in maniera molto più semplice permette di non spostarsi, quindi in realtà di essere sostenibile, di raggiungere il cliente in qualsiasi luogo e in ogni momento senza che si possa muovere dal posto in cui è. Ma il problema principale per le PMI è un problema di tipo, secondo me, economico, perché i famosi KPI di cui avete parlato fanno riferimento al bilancio di sostenibilità. Come sappiamo, redigere un bilancio di sostenibilità oggi è un costo che per una PMI non viene ripagato subito in termini di aumento reputazionale nell'ambito diciamo del mercato, e maggiormente in una situazione di crisi della domanda come quella di oggi. Quindi secondo me per incrementare la sostenibilità nell'ambito delle PMI e quindi l'applicazione di pratiche diciamo sostenibili, sarebbe auspicabile creare un panel apposito per le PMI, magari più semplice, con degli indicatori calcolati attraverso delle dinamiche meno complesse. Bene Sara, quindi è una bellissima proposta, a chi la rivolgi? La rivolgo, allora qui praticamente facciamo una call
Cioè le, BM, diretta, le BMI non hanno l'obbligo di redazione del bilancio di sostenibilità, al contrario delle aziende che hanno più di 500 dipendenti, che sono obbligate a redigerlo già dal 2017. Quindi sì, dal 2018, però il 2017 diciamo è stato l'anno X in cui tante si sono mosse. Sì. E quindi ecco, la tua call è un po' una call al governo sostanzialmente, cioè ti piacerebbe? Sì, potrebbe essere un'incentivazione tramite un incremento del rating di legalità per chi redige il bilancio di sostenibilità, oppure un incentivo fiscale, un incentivo, un bonus. Oppure un accordo con determinate società che si occupano ad alti livelli della redazione dei bilanci di sostenibilità per calarli nelle realtà appunto più piccole delle BMI, perché in questo modo si faciliterebbe moltissimo l'espansione dell'applicazione poi per il miglioramento, no? Sapendo il KPI qual è più facile poi agire. Perché questo non vuol dire infatti che all'interno delle BMI non ci siano delle operazioni, delle strategie che vengono fatte tutti i giorni, ma che poi non vengono quantificate, perché non c'è il metodo di quantificazione. Certo. Insomma, un approccio un po' più customizzato e di supporto anche alle piccole e medie imprese. Sì, andrebbe stabilito un vademecum molto più semplice, ecco. Grazie Sara, in bocca al lupo per tutto. E lascio nuovamente la parola a Erika Tonelli, Stone Island. Ecco Erika, allora abbiamo parlato del percorso di sostenibilità di Stone Island, approfondiamolo ancora di più e soprattutto prima è affermato che ancora appunto Stone Island ha deciso di non aderire a una call to action, ma ha deciso anche di non comunicare la sostenibilità. Ecco, perché? Ah, sì, effettivamente. Perché non ancora? Esatto, non ancora. Effettivamente oggi non ci sono comunicazioni fatte da Stone Island sulla sostenibilità. Questo direi che è il primo evento in cui noi parliamo pubblicamente di queste tematiche ed è un piacere anche farlo al Salone della CSR. Questo potrebbe effettivamente sembrare un po' in contraddizione con quello che vi ho raccontato prima e con tutti gli sforzi che l'azienda sta facendo e ha fatto in questi anni. In realtà noi crediamo che sia assolutamente in linea con la nostra filosofia e con l'etica del marchio. Sostanzialmente Stone Island ha un'identità di brand molto forte che è legata alla cultura della ricerca, dell'innovazione, sia nei materiali che nei trattamenti. E in questo contesto la nostra sfida è quella di inserire la sostenibilità, ma inserirla in maniera coerente con questa immagine e con questa identità. Noi non ci interessa e non ci è mai interessato vendere la sostenibilità o utilizzarla come leva di posizionamento, ma crediamo che le cose vadano fatte in maniera concreta e vadano fatte in linea con quello che è il nostro DNA. Quindi abbiamo sviluppato un progetto che tocca le tre grosse macro aree per noi, che sono prodotto, processi e packaging, su cui stiamo esplorando un po' tutte le tematiche, tra cui ma non solo le emissioni di gas a effetto serra, l'economia circolare, i materiali low impact. E quindi un'altra leva per noi molto importante che ci ha portato a decidere di non comunicare è la fiducia che i nostri consumatori hanno nel marchio e la credibilità che abbiamo. Noi siamo quanto più lontani possibile, vogliamo rimanere quanto più lontani possibili dal greenwashing o dalla selective disclosure, che a volte può avvenire anche in maniera involontaria. Quindi comunicheremo, ma lo faremo in linea con la nostra filosofia, quindi in maniera seria e in maniera concreta. E per farlo in questa maniera noi crediamo fermamente che sia necessaria una consapevolezza aziendale che può venire solo da questi anni di lavoro che stiamo facendo un po' dietro le quinte. Grazie mille Erika, e dici giustamente che è fondamentale come primo approccio, anche dal mio punto di vista, proprio lavorare anche sulla cultura della sostenibilità all'interno delle aziende. Quindi forse un approccio potrebbe essere inizialmente lavorare sulla comunicazione interna e poi appunto andare anche verso la comunicazione esterna. Questo è un approccio che non sempre avviene dal mio punto di vista, insomma dal monitor
diciamo interno sulle aziende moda, e credo che invece sia un approccio corretto, quindi prima avere una cultura della sostenibilità, come dicevi giustamente, e poi appunto decidere di comunicare anche al consumatore finale, però anche come dire, i lavoratori all'interno dell'azienda dovrebbero essere proprio i primi ambassador della sostenibilità. Quindi prima ancora che i consumatori. Sì, grazie Erika. Posso fare solo un inciso su questo? Io concordo assolutamente, quindi noi stiamo lavorando molto sul creare questa cultura a livello aziendale, un po' a tutti i livelli, soprattutto la parte di management, che è poi quella alla fine che guida un po' l'azienda, ma soprattutto oltre che a livello aziendale noi stiamo lavorando tantissimo con la nostra value chain. Questa è una cosa che spesso viene sottovalutata, invece credo che sia da sottolineare. Insomma, se vogliamo portare un miglioramento, dobbiamo lavorare tutti insieme. Grazie mille. E lascio allora la parola a Riccardo Rossella, Manitese. Ecco, allora, abbiamo parlato proprio nel finale di consumatore. E non l'abbiamo considerato così tanto durante il nostro panel, però parliamone adesso. Come coinvolgere il consumatore? E come lo state facendo voi, ad esempio, con il progetto Cambia Moda? Ce ne vuoi parlare un po' meglio, un po' di più? Perché prima l'abbiamo solo accennato. Sì, devo ringraziare Erika per l'assist che mi ha dato in chiusura, quando dice che dobbiamo lavorare tutti insieme. Assolutamente, i consumatori sono un tassello fondamentale del puzzle, le aziende appunto hanno il potere, la responsabilità e anche il dovere, direi, di appunto percorrere un cammino chiaro verso la sostenibilità, ma i consumatori hanno il potere e la responsabilità di indirizzarle verso questa direzione. Noi come Manitese lavoriamo più appunto con i consumatori che con le aziende, quindi possiamo dire più dal lato della domanda che era quello dell'offerta, e ci occupiamo di moda appunto proprio perché è uno dei modelli, dei settori di business che più in qualche modo è emblematico anche delle strutture appunto legate a modelli di business sostenibili. E quindi in primis con il progetto Cambia Moda quello che cerchiamo di fare è di creare e diffondere una consapevolezza nei consumatori, soprattutto nei più giovani, rispetto a quelli che sono gli impatti, tanto da un punto di vista sociale che ambientale, legati all'industria dell'abbigliamento e al modello della fast fashion in particolare. E cerchiamo di farlo senza puntare il dito contro niente e nessuno, ma semplicemente invitando a una riflessione appunto su quelle che sono le proprie abitudini di consumo, su cosa queste comportano, e cercando di invitare ad un cambio di paradigma, quindi passando da un approccio che per quanto riguarda in particolare appunto la fast fashion oramai è diventato quasi un approccio usa e getta praticamente nei confronti degli abiti che acquistiamo, a un altro tipo d'approccio che ridia valore a questi capi e che ponga al centro anche un'attenzione verso come questi capi sono stati prodotti. Lo facciamo in diversi modi, lo facciamo partendo dalle scuole, quindi con percorsi di educazione nelle scuole rivolti ai giovanissimi, lo facciamo attraverso campagne di sensibilizzazione online, eventi rivolti al grande pubblico. Circa un anno fa, in tempi pre-Covid, abbiamo portato in piazza 24 maggio qui a Milano un'installazione esperienziale sul tema per 10 giorni. Lo facciamo. Complimenti, bellissima. Grazie. Partecipato. Lo facciamo attraverso la promozione anche di inchieste di giornalismo su questi temi e tanto altro ancora. E lo facciamo anche cercando di valorizzare, di mettere in luce quelle che sono anche le realtà virtuose in questo settore, quindi quelle realtà produttive che stanno facendo degli sforzi concreti per adottare modelli di business che sappiano coniugare effettivamente redditività economica con il rispetto dei diritti umani e dell'ambiente. Quindi, come dicevo prima, non ci interessa puntare il dito, non ci interessa demonizzare, ma anzi fare sistema con tutte quelle realtà, tanto del mondo no profit quanto del mondo profit, che condividono la nostra stessa visione per una moda più trasparente, più equa e più sostenibile. Grazie, Riccardo.
Riccardo, continuerei a parlare con voi per tutta la giornata, purtroppo la nostra ora si è conclusa, siamo a qualche secondo dalla fine, non mi resta che ringraziarvi moltissimo Simone Pedrazzini, Michele Masetti, Alessandra Soresina, Sara Santori, Erika Tonelli, Riccardo Rossella. E vi invito anche a condividere il vostro punto di vista, se vorrete, su l'Instagram page del libro che ho appena scritto, Fashion Industry 2030, per parlare del futuro del settore moda. Mi piacerebbe moltissimo, quindi spero di poter raccogliere il vostro punto di vista molto molto presto. Grazie ancora, in bocca al lupo per tutto, e grazie anche a Rossella Sobrero e a tutto il team per l'organizzazione del Salone della CSR, e buona continuazione, buona giornata di tantissimi interessanti interventi durante il Salone della CSR 2020. Grazie ancora.